Sono veramente stanco. Questo lungo viaggio intorno al mondo è stato duro e faticoso. Però sono contento perché ho portato tanti, tanti doni a tanti, tanti bambini buoni. Però almeno ora posso riposare per un lungo periodo. Sì, Babbo Natale, riposati, che anche noi ci riposiamo. Tanti bambini, credo di averli portati a tutti quanti. Sì, tu gli hai portato i doni, siamo d'accordo. Ma lui voleva e aspettava
di sentire il suo nome. Oh, perbacco! E come si chiama questo bambino? Allora, vieni, vieni, Babbo Natale. Rimediamo subito, perché Jonathan è stato molto buono. Quindi vai, controlla e scrivi ora il suo nome. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Come hai detto che si chiama questo bambino? Si chiama Jonathan. Dunque. Qui abbiamo... Hai ragione, bisogna scriverlo. Aspetta che... Vediamo, ecco qua, adesso ce l'abbiamo scritto. Aspetta che controlliamo. Controlla anche tu, cara Befana. Sì. Ma io penso che adesso ci siano veramente tutti quanti. Sì, sono tutti bambini buoni che c'erano anche a Natale. Infatti. Allora, mettiamo a posto il nostro grande libro. Allora, Babbo Natale, ora abbiamo aggiornato il grande libro dei bambini buoni. Sì. E te lo consegno. Grazie. Adesso, Babbo Natale, è il mio momento. Avrò bisogno dell'aiuto delle tue fidate elfe per preparare tante calze da portare a tutti questi bambini buoni. Ma va benissimo, mia cara Befana, guarda, sono a tua completa disposizione. Grazie, Babbo Natale. Ora io ti saluto, Babbo Natale. Sì. Ci rivedremo il prossimo anno. Vai a riposarti e da domani, dopo che avrò fatto il mio lungo viaggio, potrò riposarmi anch'io. Va bene, Befana. Però, aspetta, Babbo Natale, prima di riposarti facciamo ancora un ultimo ballo. Sì, come no, cara Befana. Bene, Befana, adesso però guarda, sono veramente stanco. Io devo andare a riposare nel mio grande letto. Al prossimo anno, Befana, al prossimo anno. Vai pure, Babbo Natale, prendi questo libro. Ciao, Babbo Natale. Ciao, Befana, ciao. Ecco, un sacco magico l'ho preparato. Care le mie elfe, presto, venite in mio aiuto. Cara Befana, io ti ho portato il sacco del carbone. Grazie. Io il cesto con le caramelle. Grazie. Io tante calze già pronte e altre da preparare. Grazie. Adesso ci mettiamo subito al lavoro. Ecco, care elfe, venite qua. Aiutatemi a preparare le calzine. Presto. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Eccoci, eccoci! Presto, mettete le calzine qui dentro il mio sacco. Eccoci.
amici, a questo punto ho bisogno del mio mantello e della mia scopa magica. Con questo potrò affrontare tutte le intemperie. Eccoci! Eccoci qua, carissime elfe! Allora, io adesso vado via e, come tutti sappiamo, Pasqua Epifania! Tutte le feste, porta via! Ma quindi Befana fino al prossimo anno non ci saranno più feste? Ma no! Aspetteremo San Benedetto! E che festa è? Quando la rondine torna sotto al tetto! Bravissima, cara Elfa! E San Benedetto riporterà un sacco e un sacchetto! Beh, allora a questo punto prendo il mio sacco, la mia scopa. Buona Pasqua Epifania a tutti! Bambini, aspettatemi! La Befana sta arrivando! Thank you.